i tuoi colori in alto porterà. Dal Fanuzzi di Brindisi, 210 giorni dopo si torna in campo, campionato di Serie D, girone H, FBC Gravina fa visita al Brindisi. Paolo prova ad avvitarsi con il numero 5 Bottari, poi De Gol prova a ripartire veloce il Gravina, De Gol. Grande giocata di Matteo De Gol che prova ad andarsene, la cara non lo ferma, Montinaro, poi va da De Feo, che ha De Feo qui dentro, secondo polo, parte! Autorete Gravina è in vantaggio al Fanuzzi. Chiacerone, la messa dentro l'area libera De Gol e poi c'è il tiro di Bottari al lato. De Gol, De Feo e quindi Ficara, limite dell'area, arriva a Correnti che va al tiro, palla al lato. Sconti, trova Ficara salta D'Angelo che poi ci mette il corpo, ancora Ficara, grande parata del portiere del Brindisi. Ficara arriva Correnti al lato, peccato, grande palla gol per il Gravina. Nella per Puntoriere, fermato da Siciniano, arriva ancora Correnti che può buttare dentro, che era Dia, lo fa, occhio a Pepe, dentro l'area, che era Dia al lato, clamorosa palla gol per il Gravina ancora. Occhio a Cerone, palla tagliata, traversa di Cerone, poi palla lì e c'è il pareggio del Brindisi. Parte Cerone al lato. Ultima emozione di questo primo tempo, Montinaro, secondo palla a cercare Gilli, che la pennella bene. Bravo ancora la Cirignola, l'altra grande. Social di Antenna Sud, il canale numero 13 del digitale terrestre, in diretta dal Fanuzzi di Brindisi della gara fra i padroni di casa e FBC Gravina. Trova Ficara bene tra le linee, Ficara che poi va al tiro, Ficara, grande parata di la Cirignola. Puntoriere trova bene Correnti, larga per Chiaradia che vuole puntare Nives, occhio a Peppe, il suo mancino, trova lo spazio, mette una gran palla dentro, c'è dalla Gravina, Ciccio De Feo, che gol di Ciccio De Feo. Rinaldi, Zanghi, c'era nessuno, occhio a Cerone, cerca un'idea l'ex Gravina, va da Boccadamo, la botta, palla dentro la Carra, ancora Zanghi, palla dentro sul secondo palo. Cerone va allo tiro alto, occhio a Cerone e poi palla lì, secondo il Brindisi 3-2, non c'è fuori gioco. D'Angelo arriva da Dabbo alla scalaventa alta. Arbitro chiude più la contesa. Tra mille polemiche, Gravina perde una gara sicuramente che non avrebbe meritato questo risultato. Buona la prestazione, peccato.